pagina si intitola Come un cielo in un pezzo di vetro. Tu che raccogli le cose per terra, così ogni cosa diventa preziosa. Tu che vedi le cose per terra, quando le vedi cominciano a esistere. Tu che hai visto e hai raccolto me e mi hai fatto prezioso ed esistente. Io, te, al principio ci ho messo del tempo perché tu non ti mostri. Te bisogna trovarti, riflessa dentro la vita che vivi, come un cielo in un pezzo di vetro, che rimani incantato a guardarne una scheggia. Poi ti accorgi e sollevi lo sguardo e Dio quanto ce n'è. La seconda si intitola Rassegnazione. Forse pian piano mi sto rassegnando a che tu sia permesso ad un'immagine, fotografie di carta e sul computer, e soprattutto dentro la mia mente lo stupore dei nostri pochi incontri, le parole, gli sguardi, i movimenti. Forse pian piano mi sto rassegnando ed è un pensiero che mi dà sgomento come una morte nella morte, ma non è realistico certo pensare che la tua vita tu voglia intrecciare con la mia vita, io t'amo così tanto. Forse pian piano mi sto rassegnando, continuerò a cercare tue notizie, le tracce del tuo vivere, i pensieri, quello che fai, sapere come stai, e mi spiace se questo ti dispiace, tenterò di non essere importuno. Ti sento come l'aria nei polmoni o il sangue nelle vene, sei tatuata su ogni parte di me, la tua bellezza si riverbera in tutti i paesaggi che io percorro, mi sto rassegnando a che tu sia per me solo un'immagine. Sia benedetto l'averti incontrata. La terza si intitola Poesia d'amore, il titolo proprio. Farti venire tre volte di fila, due con la lingua e la terza col cazzo. Farti gridare, fanculo i vicini, a mezzanotte sul letto disfatto, poi rimanere distesi, supini, tenendoci la mano nella mano e dormire un sonno di bambini senza pensieri né parole. Ecco, qui non c'è dubbio, è felicità, è amore certo nella realtà. La quarta si intitola Il calamo. Alla tisaneria della Consolata scorro l'elenco lungo di tisane e scelgo il calamo. Non ho idea di che gusto abbia la tisana di calamo, neppure ho presente l'aspetto di una pianta di calamo, che anticamente potesse servire a fare le cannucce per scrivere è soltanto un'ipotesi linguistica. Ma stasera è una sera da sentire sulla bocca un sapore che sia tutto nuovo. Sperimentarlo così, trovato al volo, non pensato, imprevisto, senza precognizioni né fantasticherie, senza stare a immaginare come potrebbe essere, senza costringerlo dentro aspettative, che sia come sia. Per questo scelgo il calamo e mentre lo bevo e basta. Ed è buono e leggero. E nemmeno andrò a cercare su qualche libro di erboristeria miracolose qualità terapeutiche o antiche storie. Lo bevo e basta, ed è buono e leggero. L'ultima si intitola Uno dei luoghi. Non mi importa essere la tua casa, chiudere la porta non mi importa, ma vorrei essere sempre un luogo, per sempre uno dei luoghi dove passi e riconosci. Riconosci e sorridi, sorridi e sei bella. Un luogo dove le cose hanno tracce di te. Vorrei poterti guardare e abbracciarti mentre si fa un pezzo insieme e vai e so che torni. Allora lo
l'orizzonte alla tua luce, la distanza ai tuoi colori. Ogni vuoto si colma della tua forma. E vai e so che torni. Ed è questo il mio modo di amarti, è l'unico che so.